Verona ha in pieno titolo il nome di capitale laica dell'amore, di santuario laico dell'amore. Il mito di Romeo e Giulietta nasce in qualche modo da Matteo Bandello, che fu questo novelliere che prese un'esperienza che probabilmente capitò davvero, ma con ogni probabilità non davvero a Verona. Però la città degli scaligeri, agli orecchi, agli occhi immaginifici di Shakespeare, suonavano veramente come, non lo so, Samarcanda, città meravigliose, Atlantide, dove amori impossibili erano la giusta ambientazione. In un certo senso Verona per Shakespeare era come per noi è Hollywood, cioè la città dei sogni. Per molti può sembrare un grande bluff questo di tante persone, soprattutto giovani, cioè la gente dell'età dei due protagonisti, che vengono qui a vedere un luogo dove nulla è accaduto. Però siccome non stiamo parlando di fatti concreti, ma di sentimenti, di dati spirituali, beh, come dire, un qualsiasi luogo per due persone che si vogliono bene diventa il luogo più bello del mondo se in quel momento sentono la forza del loro sentimento. Se è vero come è vero che l'opera di Gounod e di Shakespeare raccontano un mondo in cui i giovani sono imprigionati, ritenevo con Edoardo Sanchi e Silvia Monino, scenografo e costruente dello spettacolo, che ingabbiare questo mondo di giovani fosse la traduzione migliore. Shakespeare parla di un mondo in cui i giovani non hanno spazio,
parla di un mondo in cui i vecchi si dividono e si dilaniano su battaglie talmente vecchie, decrepite come loro, a tal punto che non si sa neanche più bene perché sono cominciate. Ci sono altri giovani, come Tebaldo, Mercuzio, che di queste battaglie sono schiavi e combattono come degli ultra da stadio, credendo di lottare per una loro causa e in realtà sono vittime, sono strumenti di qualcuno più potente di loro. Tutti i giorni dell'anno hai carovane di persone che vengono qua appunto a vedere luoghi dove probabilmente non è successo nulla, ma ci piace pensare che ci sia qualcuno che abbia sconfitto la morte tramite l'amore. Ancora di più ci piace pensarlo sapendo che sono due ragazzi, quindi gente come noi. E quindi nel sentimento così grande, così schiacciante come quello dell'amore, in Romeo e Giulietta ci piace vedere che tutti ce la possiamo fare, il che non è facile. Thank you.